e approfondimento molto interessante. Passiamo adesso alla dottoressa Tonia Di Gioacchino, che parla per 5G, Stop 5G Abruzzo. Sono biologa specializzata in genetica medica e avendo un approccio scientifico anche grazie a quello che è il mio percorso di studio, la mia professione, e quando ho iniziato a parlare, a sentire parlare di 5G, a vedere anche su internet le prime informazioni, il primo istinto è stato quello di andare a fare delle ricerche. Quindi ho consultato il principale motore di ricerca, su PubMed, ho iniziato a studiare praticamente tutti gli articoli. E la mia curiosità era nata anche da un articolo di Maurizio Marcucci, che è il portavoce nazionale di Alleanza Italiana Stop 5G, della quale noi facciamo parte integrante. E in questo articolo praticamente venivano evidenziati 120 comuni italiani che erano stati selezionati come sperimentali. E all'inizio, quando si inizia a capire quello che non si conosce, il primo effetto è quello di oddio, che cosa sta per succedere. Però poi l'istinto è quello pure di reagire, e quindi insieme ad altre amiche della zona abbiamo iniziato subito a formare il gruppo, appunto gruppo Stop 5G Abruzzo. Questa è stata la prima reazione. Subito però abbiamo iniziato a capire che era importante, non si vede tanto bene, però iniziamo ad informarci e ad informare. E quindi abbiamo iniziato con dei volantinaggi. Questo è il mese di fine di marzo, inizi di aprile. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare nel primo volantinaggio la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, la LILT, che subito si è interessata e comunque abbiamo aperto un dialogo. E poi abbiamo iniziato a fare delle petizioni nei vari comuni di nostra residenza, e abbiamo subito capito l'importanza di iniziare a interagire con i sindaci, con le amministrazioni. In quel periodo praticamente da noi c'erano le elezioni, cioè stavamo in campagna elettorale, quindi e abbiamo ritenuto opportuno inviare delle lettere di sensibilizzazione, ma prendere pure subito contatto con tutti quanti i candidati sindaci, perché dall'inizio abbiamo capito che era importante parlare con tutte le forze politiche, perché noi non stiamo facendo propaganda, noi, questo è un qualcosa che ci interessa veramente tutti, quindi abbiamo coinvolto tutti per informarli, e siamo riusciti ad avere praticamente una sorta di poi ogni volta siamo stati ovviamente accompagnati dalla stampa, sia cartacea che a mezzo televisivo. Abbiamo fatto una sorta di atto, di patto di intesa con la maggior parte dei candidati sindaci. E siamo stati pure diverse volte al Senato, alla Camera, questo è il nostro portavoce, e comunque abbiamo costituito una rete che insieme, essendo parte integrante di Alleanza Italiana Stop 5G, una rete anche a livello europeo, e tanto è vero che il 29 di giugno si è costituita anche l'Alleanza Europea Stop 5G a Mendrisio. L'importanza di creare dei coordinamenti però è importante anche partire dal locale, quindi si parte dai comuni che devono poi interagire, i gruppi comunali interagiscono fra di loro, e l'importanza di gruppi regionali, gruppi nazionali e quindi il gruppo europeo. Noi siamo tutti quanti coordinati, siamo qui oggi pure grazie all'intesa che abbiamo con lo Stop 5G Marche, che praticamente ci accompagna da tutto il nostro percorso. E questa l'Alleanza Italiana Stop 5G, diciamo che ha iniziato proprio l'attività dal 2 marzo con la risoluzione di Vicovaro, nella quale c'è stato tutto
occasioni da, praticamente da intraprendere. E a livello, e questa è una mappa che praticamente indica tutti quanti i comuni che hanno Finitalia, hanno definito vari atti che sono dalle, dalle delibere alle, alle ordinanze. E poi c'è proprio l'elenco di tutte le situazioni, sia a livello nazionale, per esempio questi sono gli atti presentati alla Camera dei, dei Deputati e le varie interrogazioni parlamentari al Senato e le varie atti presentati nelle regioni, nelle, nelle province, e questo è l'elenco dei comuni in particolare che hanno emanato delle ordinanze, non solo delle ordinanze ma vi sono anche delibere, mozioni, quindi azioni nel territorio. Per ultima abbiamo proprio quella che è stata pubblicata ieri, l'ordinanza emanata dal sindaco di Tortoreto, il sindaco Piccioni, che praticamente è, ha dichiarato apertamente che il suo primo interesse è quello della tutela dei propri cittadini, dei turisti e comunque di tutti, di tutte le persone che praticamente entrano in, nel proprio ambito comunale. Potete consultare inoltre il nostro sito Alleanza Italiana Stop 5G e potete vedere interessante, entrate nella, nella home page dove altro, cliccate su altro e andate su documenti utili. Nei documenti utili ci sono tutti i modelli che si possono utilizzare, che sono proprio utili per la cittadinanza attiva, perché quello che diciamo sempre è che ognuno faccia la sua parte, quindi il cittadino deve fare la parte della cittadinanza attiva, il sindaco faccia tutto quello che può fare nelle competenze di sindaco e la regione faccia quello che può fare nella competenza di regione e la nazione faccia quello che deve fare, il governo faccia quello che deve fare, deve tutelare i propri cittadini. La nostra parte, quella del coordinamento abruzzese, ma non solo noi, anche insieme con le Marche e tutti gli altri coordinamenti che ci siamo formati a livello nazionale, è quello di informare, anche per coprire quella carenza informativa che esiste soprattutto a livello della stampa nazionale, perché dobbiamo dire che invece la stampa locale si stava iniziando a muovere in tal senso nell'informazione. E quindi noi che cosa abbiamo sempre fatto? Informato, ma non solo, non basta informare, bisogna anche interagire con le proprie amministrazioni, perché dopo gli atti lo devono fare l'amministrazione, si devono rendere conto, dar voce e dare luogo ad atti concreti per la tutela del proprio territorio, dare una voce univoca al governo che devono assolutamente tutelarci. Quindi incontri informativi nel territorio, noi addirittura nel mese di maggio, di giugno eravamo arrivati a 2-3 incontri a settimana, unendoci con delle associazioni, in primis con Italia Nostra di Città Sant'Angelo, con la quale attualmente stiamo ancora collaborando, ma non solo, il punto macrobiotico di Giulianova e anche qui a San Benedetto, per esempio il primo incontro che abbiamo fatto alle Marche è stato proprio il punto macrobiotico di San Benedetto, non solo, anche con il gruppo poi successivamente di Fermo. Abbiamo organizzato delle giornate mobilitative importanti in tutta la nazione nelle date del 15 e del 21 giugno, in Abruzzo in particolare il 15 giugno abbiamo organizzato un convegno a livello nazionale a Città Sant'Angelo, a seguire poi dall'associazione A432Hz all'Aquila, un convegno che ha investito l'intera giornata. Noi in Abruzzo abbiamo già operativi i gruppi Montesilvano, Introdacqua, Chieti, Città Sant'Angelo, Pescara, Tortoreto, Montebello, Roseto e Basso. Noi ci incontriamo praticamente periodicamente, l'ultima riunione l'abbiamo fatta 2-3 sere fa, ma ogni 2 settimane ci incontriamo con i vari portavoce e abbiamo tutte azioni nel territorio. E poi questa invece è stata la giornata del 29 di giugno a Mendrisio in Svizzera, nella quale abbiamo costituito con 19 paesi europei l'Alleanza Europea Stop 5G e il nostro portavoce Maurizio Martucci dell'Alleanza Italiana Stop 5G, questo è quando è stato nel primo ottobre anche a parlare in conferenza stampa al Parlamento europeo, accompagnato dai PIC, si può dire, dello Stop 5G, Martin Paul, che è il più grande esperto di 5G a livello mondiale, e questo è il Margaretti, che vediamo il presidente della Fongate. E gemellaggi interregionali, siamo stati a Trento, anche nel Trentino, subito al ritorno di Mendrisio e costantemente con le Marche, già
già sono tre incontri e siamo stati pure insieme alla manifestazione a Roma. Questo con Massimo Bartolozzi, perché noi ci conosciamo con l'associazione e associazione Ambiente e Salute nel Piceno, perché abbiamo fatto insieme anche altre lotte contro le raffinerie e condividiamo da sempre quello che è la difesa del saccheggio del territorio e della violazione dei diritti dell'individuo, perché noi questo stiamo difendendo, perché partiamo dal presupposto che condurre quest'altra lotta significa anche difendere quelli che sono i diritti dell'individuo, e stanno anche saccheggiando il nostro territorio, perché chi ci andrà a risarcire di quelli che sono i danni patrimoniali? Chi ci ridarà la nostra salute? Il 5 novembre, prima manifestazione promossa dall'Alleanza Italiana Stop 5G, tutti quanti insieme, giornata molto importante e significativa, perché è stata divisa in due parti. Nella prima parte il Parlamento Europeo ha durato un convegno internazionale che ha visto l'illustre voce di emeriti scienziati da parti del mondo, un convegno che è durato le 4-5 ore, a seguire poi presidio simbolico a piazza Montecitorio. Lo stop 5G è anche intergenerazionale, noi partiamo a tutte quante le generazioni, sicuramente gli studenti, i ragazzi non possono essere trascurati da quella che è l'informazione. Per questo abbiamo iniziato a presentare praticamente dei progetti nelle scuole, e proprio prima della manifestazione sono andata pure in qualità sia di portavoce dello Stop 5G Abruzzo, ma anche in qualità di biologa insegnante, perché comunque sono docente in accademia da 10 anni delle materie scientifiche di base, per andare a informare i ragazzi del liceo scientifico e del liceo Spaventa di Città Sant'Angelo e prepararli a quello che è il convegno. Infatti abbiamo portato i ragazzi del liceo al convegno al Parlamento. Nel corso del convegno internazionale è stata presentata inoltre la scuola elettromagnetica, un documento che noi tra l'altro abbiamo anche portato e diamo Stop 5G Map, in modo tale che venga anche presentato il comune che deve essere messo al corrente, e il comune dovrebbe impegnarsi anche a distribuirlo nelle proprie scuole di competenza. E termino con la voce degli scienziati. Martin Paul: mettere decine di milioni di antenne 5G senza un singolo test biologico di sicurezza sembra essere l'idea più stupida che qualcuno abbia mai avuto nella storia dell'umanità. George Orwell. Il 5G finirà un disastro? Noi ci stiamo adoperando affinché non finisca in un disastro, perché noi amiamo la vita, amiamo difendere i nostri figli, amiamo difendere noi stessi, amiamo difendere tutti quanti i cittadini. Poi Marc Razi: quando hanno immesso i telefoni sul mercato sapevano perfettamente che stavano sovraesponendo in modo estremamente importante, acuto e cronico, migliaia di utenti in tutto il mondo, quindi non hanno scuse. Noi abbiamo tutto il diritto e anche il dovere soprattutto di tutelarci. Anissa Sco: ignorato il rischio di cancro per bambini e ragazzi, ce li dobbiamo difendere noi i nostri figli, perché non lo sta facendo nessuno. Patrizia Gentilini: in natura l'elettrosmog non esiste, pericolo di possibili alterazioni igieniche. La natura ci offre tutte le possibilità di vivere bene in questo pianeta, è l'uomo che lo sta distruggendo. E quella parte di esseri umani che lo stanno capendo hanno il diritto e il dovere di continuare a salvaguardarlo. Franca Abilio: ho combattuto per anni con caparbietà, costanza e coerenza per dar voce ad una realtà dimenticata, offesa, calpestata. I piccoli comuni, presidi insostituibili a tutela e cura del territorio. Se non lo difendono gli altri, il territorio ce lo dobbiamo riprendere e difendere noi. Stefano Bertone è praticamente l'avvocato che sta seguendo tutte le pratiche, tra l'altro ha dato degli importantissimi aggiornamenti nel corso del convegno a Roma, per cui vi invito tutti, chi non fosse stato presente, a seguire praticamente tutto il video, perché ci sono
praticamente dei risvolti importanti da poter applicare ognuno nel proprio comune. E lui è Maurizio Martucci, il nostro portavoce nazionale di Alleanza Italiana Stop 5G, autore del manuale di autodifesa degli elettrosensibili, che è un manuale di inchiesta soprattutto di fondamentale per una corretta informazione e per chiedere ai cittadini e alle istituzioni una presa di coscienza dei rischi dell'elettrosmog in nome del principio di precauzione. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo agire sinergicamente, perché solamente questo ci può salvare. Perché unirci? Perché ci vogliono far diventare quello che non siamo, artificiali. Noi siamo umani, abbiamo sensorialità e questa sensorialità ce la dobbiamo difendere. La nostra Terra è caratterizzata da una risonanza che è stata teorizzata e misurata da Schumann come frequenza di base di 7,83 Hz. Questa frequenza è fondamentale per la vita umana, e capite bene in termini numerici quanto questa frequenza fondamentale per la nostra vita è lontana dall'attuale frequenza e quanto si allontanerà ancor più con il 5G. La risonanza di Schumann è l'elemento di base della vita, così come lo è l'ossigeno che respiriamo. La salvezza dell'intero pianeta dipende da noi, è troppo importante